tutto fuori legge quello, perché vedete esce dalle finestre e pensate quello che le tirano gli operai. Va bene? Noi abbiamo la sede, io abito in un'altra parte. È sorprendente che abbiano scelto di fare il convegno del G8 proprio a Trieste, che da tutte le statistiche nazionali è con Milano una delle città più inquinate d'Italia. Qui siamo in una delle situazioni proprio più evidenti di inquinamento, siamo vicini a una grande fabbrica siderurgica intorno alla quale vivono 70.000 abitanti di Trieste. Come voi potete vedere, questo è quello che esce dallo stabilimento, e per cui fare questo convegno in questa città avrebbe dovuto perlomeno porre il problema di questi aspetti che chi vive a Trieste vive ogni giorno. I problemi di respirazione sono purtroppo cronici, non c'è niente da fare, quindi si peggiora ma non si migliora. E per questo bisogna prendere la cosa seriamente, non sotto il profilo del profitto, solamente del profitto, bisogna vedere anche la salute, anzi soprattutto la salute, perché altrimenti qui solamente il profitto l'uomo passa in seconda linea. I do not think that in a city which has only 16% of people involved in the industrial sector, so employed in the industrial sector, we can lose 1,500 jobs. I cannot imagine that just moving a factory from one city to another, from a developed country to an underdeveloped country, we solve the problem.